È buio presto in sala, ma non per la proiezione dei film, quanto perché la maggior parte dei cinema in Abruzzo, nonostante il via libera del governo per il prossimo 26 aprile, non riapre. E quanto sottolinea il presidente regionale ANEC, l'associazione che riunisce gli esercenti cinematografici, i motivi li precisa Tony Zitella. Beh, in realtà da un punto di vista teorico è possibile riaprire dal 26 cinema, da un punto di vista pratico non è possibile farlo. Mi spiego meglio, in Abruzzo tutti quanti saranno chiusi il 26, forse il massimo ci sta, come dire, sta valutando un po' il da farsi, altrimenti tutte le altre strutture cinematografiche nella nostra regione saranno chiusi. Saranno chiusi perché ad oggi ancora non abbiamo un protocollo ufficiale, quindi non sappiamo neanche come muoverci. A parte il fatto che la programmazione dei cinema parte solitamente il giovedì e non il lunedì, e ci sono poi un'altra serie di situazioni che sicuramente non vanno bene. Voi dite i film non ci sono. Sì, il problema è appunto, innanzitutto le case di distribuzione, di produzione e di distribuzione dei film non fanno uscire film nuovi, al momento ce ne sono pochissimi disponibili e quei pochi sono di fatto già quelli che si trovano sulle varie piattaforme. Il protocollo, ci sono alcune cose che sicuramente per noi, ahimè, non vanno bene. Io capisco la situazione sanitaria, ma il coprifuoco alle 22 significa di fatto che ci penalizza tantissimo, tant'è che l'ultimo spettacolo forse lo potremmo fare per le 19, 19:30 e non più in là, quindi significa avere massimo un paio di spettacoli al giorno. Il fatto di dover indossare le mascherine per tutta la durata della proiezione, non capisco perché nei ristoranti la cosa sia possibile, dove c'è distanziamento con ampi locali, sanificazioni eccetera, questo non può essere. Non potranno essere aperti i bar, quindi proprio non ci sono le condizioni economiche per andare avanti, sarebbe letteralmente antieconomico, quindi aspettiamo, aspettando il momento buono per far sì che i cinema vengano riaperti. Noi siamo i primi ovviamente a volerlo, ma lo vogliamo fatto bene. Il cinema, come il teatro, come il mondo dello spettacolo, è stato uno dei comparti più colpiti dal Covid. Beh sì, di fatto è da più di un anno che siamo chiusi tranne un intervallo, noi abbiamo riaperto ad esempio lo scorso anno da luglio fino a metà ottobre, i risultati sono stati catastrofici perché la gente non veniva, già di per sé l'estate in Italia non è una cosa buona andare al cinema, purtroppo non capisco il perché, quindi già sono pochi. Ancora di meno con la storia delle mascherine, con i timori che ovviamente ci possono essere, anche se le nostre sale sono le più sicure se vogliamo, perché ripeto, sono locali grandi, c'è il distanziamento e tutto, c'è tutto fatto come si deve, però insomma i risultati non sono buoni.